Coniugare lo sviluppo delle attività economiche con la tutela del patrimonio ambientale, culturale e sociale dei territori e mitigare gli impatti che i flussi turistici, se non correttamente gestiti, possono determinare sul contesto complessivo della comunità ospitante. Mettere in campo azioni sinergiche per la tutela dell'ambiente e il monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici, in particolar modo nelle aree marine protette. Nell'ambito dei vari aspetti è stato evidenziato anche come l'ente Parco del Gargano abbia definito il regolamento d'uso delle isole Tremiti. La sua definitiva approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente affermerà un maggior livello di sicurezza nella sua fruizione ed una migliore gestione ambientale dell'area, anche grazie alla strutturazione di attività di costante monitoraggio che consentiranno di osservare l'eventuale superamento di soglie di carico. Il regolamento introduce il principio della contribuzione ambientale da parte di chi fruisce dell'area per farsi parte corresponsabile di reinvestimenti. L'attività di ricerca scientifica, opportunamente sviluppata anche attraverso azioni di citizen science, può diventare utile sia come fattore di attrazione turistica sia come modello di educazione ambientale. Unire gli sforzi delle associazioni di volontariato ambientale per raggiungere nuovi strumenti legislativi.